Molti creatori di contenuti tech su YouTube hanno allestimenti incredibili. Ognuno di questi sembra molto professionale, cinematografico ed costoso. Forse hai occhiato a quella costosa telecamera che stanno usando o hai pensato di trasformare la tua camera da letto per farla sembrare più simile alla loro. Ma la verità è che è in realtà molto semplice e non c'è nulla di più impattante per l'aspetto dei tuoi video della luce. Ecco perché in questo video ti spiegherò come ottenere un look come questo utilizzando solo tre luci. E la bellezza di tutto ciò è che funzionerà sia che tu stia usando una telecamera costosa o un iPhone. Molto spesso, i professionisti iniziano in una stanza completamente buia o il più vicino possibile. Quindi spegni le luci, chiudi le tende e spegni qualsiasi schermo nella stanza. Sei pronto? 3, 2, 1. La prima luce di cui abbiamo assolutamente bisogno è la luce chiave. La luce chiave è la principale fonte di luce che useremo per illuminarci. Per una luce chiave hai bisogno di tre cose: una luce da studio, una softbox e un supporto, che può essere un supporto regolare o un supporto AC. Dipende interamente da te che tipo di luce da studio vuoi usare per la tua configurazione. Se stai cercando una luce da studio più economica, ti consiglierei, ad esempio, la MRN100D o la 60D. Se stai girando in uno spazio più piccolo, ti consiglierei di esaminare la Pouture Mini invece della Pouture SE, perché è molto più piccolo ma comunque molto buono. Il motivo per cui vuoi usare un light come è che diffonde la luce e la rende molto più morbida. Il modo più cinematografico per illuminarti è con un angolo di 45 gradi. Otterrai così un triangolo anche noto come triangolo Rembrandt sotto l'occhio. Tuttavia, ho notato che quando ho posizionato la mia luce a 45 gradi, accentuavo parti del mio viso che non volevo enfatizzare, come brufoli o piccole rughe o altro. Se indossi occhiali, ti consiglio di posizionare la luce un po' più lontano, quindi non a 45 gradi ma forse intorno a 90 gradi, in modo da evitare il riflesso degli occhiali. Ciò comporterà più ombre sul viso e questa parte del viso risulterà molto più scura. Per questo motivo, consiglio di utilizzare anche una luce di riempimento a una luminosità inferiore rispetto alla luce chiave per illuminare questa parte del viso.